Durante una gara del campionato di Speedway a Breslavia, il 33enne pilota britannico Lee Richardson è andato a schiantarsi con la moto contro una barriera protettiva. Nonostante i primi soccorsi e il trasferimento all'ospedale di Breslavia, è deceduto poco dopo a seguito di un'emorragia interna. La morte di Lee è una notizia scioccante, ha detto il proprietario del team Stuart Douglas alla BBC. Lee è un pilota eccellente, il nostro club e la famiglia dello Speedway nel mondo sono storditi di fronte a questa tragedia. Richardson lascia la moglie Emma e tre figli.